Come promesso, ecco la seconda parte del book haul, e se riesco ve li carico insieme. Allora, sono sempre parecchi, ve li faccio rivedere. Dov'è? Eccoli là, quelle due pile lì. Se voi non guardate il casino in giro per casa, perché Sofia poteva prendere ordinata, no? Io disordinata, Andrea disordinato, Sofia disordinata. Brava, giusto. Comunque, seconda parte del book haul, ricchissimo. Ve l'ho detto, non mi sono regolata sti 2 mesi, più ho pure un po' di scambi, quindi sto sommersa. Mesi di non comprare libri vanificati in 2 mesi, praticamente. Cominciamo subito, non ci pensiamo. Meglio. Allora, sempre perché la mamma ha comprato i libri, c'erano quelli che andavano col giornale, però non so che giornale era, quindi magari trovate ancora in edicola. E sono questi qui della Bestseller a 4,90 euro. Lei si è comprata La Verità. Ecco, La Verità non basta di Lee Child, che dovrebbe essere una specie di NCIS, il che mi intriga particolarmente, e Wilbur Smith, La legge del deserto. Anche questa la trama mi intriga particolarmente. Ora sapete che ho parecchi libri da leggere di Wilbur Smith, e quindi non lo so, può darsi che riusciamo a leggerlo, che meno di 500 pagine riesca a leggerlo in tempi brevi. Se vi siete persi la prima parte del book haul, ve lo lascio da qualche parte qua sopra. E magari non so se siete capitati prima nella seconda parte, vi lascio anche la prima parte così ve la vedete. E poi io invece mi ero comprata, sempre a 4,90, Donato Caresi il suggeritore. C'era anche l'ultimo giorno di Glenn Cooper, ma già ce l'avevo e quindi non l'ho preso. Comunque mi mancava il suggeritore. Avevo letto Ipotesi del male, che è il secondo, perché è una duologia e non lo sapevo, me ne sono accorta quando l'ho letto, e quindi ho approfittato e mi sono presa il suggeritore, che lo voglio leggere. Poi, e questi sono nuovi. Sono sempre un po' misti, perché non è che quando fa le pile fa, c'ha un senso logico, no, chiappo su, metto là e via. Poi al mercatino, per il prezzo di esorbitante di 2 euro, ho trovato Jacob il bugiardo di Jurek Becker, boh, non lo so. Io pensavo che era tipo quello Good Morning Vietnam, che è sempre con Robin Williams, quindi pensavo che era tipo quello. Invece papà, che ha visto il film, mi ha detto che non è, perché ci hanno tratto il film da questo. Infatti questa è una scena del film, credo. E vabbè. Mi ha detto più o meno come va a finire, già, perché papà non è che ha una specie di filtro anti-spoiler, però mi ha detto già più o meno come finisce, quindi vabbè, lo leggerò uguale e penso che piangerò tantissimo. Ve l'ho detto, non sono, diciamo, solita comprare questo tipo di libri perché mi intristiscono parecchio, però per 2 euro lo volevo leggere e quindi vedremo di che tratta. Poi sempre per 2 euro. Esperimento, ho trovato di Nicholas Barrow Con te alla fine del mondo. Non mi ricordo assolutamente niente della trama. Comunque questa è un'edizione Mondo Libri. Sì, perché c'ha il libricino qui aperto, Mondo Libri. E non so, sono 200, se sì, neanche 185 pagine. E sono molto molto curiosa di leggerlo. Credo che sarà forse una delle prossime, perché è piccolino e ho bisogno un attimo di staccare. Infatti volevo assolutamente registrarlo per leggerlo. E niente, sono curiosa. Dopo Marc Levy prendiamo un altro autore francese. Ho provato a leggere anche Musso, ma ho letto Perché l'amore qualche volta ha paura, ma non mi aveva convinto fino in fondo, no, non mi è piaciuto molto, e quindi proviamo con quest'altro autore francese. Poi, a 1 euro, un libro che sono stata indecisa fino alla fine se comprarlo. Vabbè, per 1 euro non mi sono fatta scrupoli, ma lo guardavo da, so, anni che lo guardo in libreria, almeno da quando è uscito, dico, una castroneria. Comunque sono qualche anno che lo guardo in libreria, e sto parlando di Susskind, Il profumo. Allora, io ho visto il film, e il film mi ha fatto veramente schifo, è una parola forte, non nel senso di quello che fa Jean-Baptiste, no, è Jean-Baptiste, non di quello che fa lui, sì, Jean-Baptiste, non di quello che fa lui, perché insomma ci vuole ben altro per darmi fastidio in quel senso, ma proprio come era stato fatto il film, non mi è piaciuto per niente. Poi il finale, sinceramente, no, quindi ero sempre indecisa se prenderlo, perché l'ho trovato noioso il film, però del libro ne hanno parlato solo che bene. E quindi dico, dai, l'ho trovato 1 euro, lo prendo e mi tolgo il pensiero e lo voglio leggere. Non so quando lo leggerò, perché c'ho ancora ben
fissato in mente, nonostante sono passati anni da quando ho visto il film, ce l'ho ancora ben fissato in mente, quindi non lo so quando gli darò un'opportunità. Comunque è a casa che mi aspetta e quando ho voglia sicuramente lo leggerò. È questo che mi piace dell'avere il libro, in modo che quando ho voglia lo leggo. Poi, questo più che altro più che un acquisto, è un recupero che ho fatto a casa, che non sapevo mi si è accesa la lampadina, perché Andrea mi ha regalato di Angela Frenda Racconti di cucina. Sa che mi piace cucinare. E dunque, questa usciva con il Corriere della Sera, non so se ancora lo trovate, e veniva a 12,90 più il prezzo del quotidiano. Sì, è brutto da dire che me l'ha regalato, ma comunque sì, stavamo insieme. E sono le 80 ricette perfette della cucina di casa. Lei non si definisce una chef, ma un'appassionata cuoca di casa, ed è bellissima questa cosa, è vero, un'appassionata cuoca di casa. E come definizione mi piace tantissimo. Ci sono dentro delle immagini, dei racconti, vedete, e delle ricette. Quindi dei racconti che gli ricordano, insomma, queste ricette, e mi piace molto. Tra le tante foto, ecco, ad esempio pure la passata di pomodori, perché quest'anno volevo farmi la passata a casa, ma poi è passata così perché sono andata fuori tra una cosa e un'altra, e quindi è passata così. Sarà il prossimo anno per farmi qualche barattolo di conserva in casa, perché quando magari la bimba sta male, non posso uscire, io ho sempre la scorta dentro casa e sono contenta e quindi posso cucinare. Più che altro per quello. E tra le tante foto che ci sono di anche altri chef tipo Julia Child, Lori Colwin, che io non so chi è, c'è questa foto con dei libri messi così, figuratevi se io non andavo a vedere che libri erano, voglio dire. E vi dico anche a voi, c'è Giulia e Giulia di Julie Powell, Home Cooking di Lori Colwin, Io di Katharine Hepburn, Nora Ephron, Il collo mi fa impazzire, Affari di cuore di Nora Ephron e di Ruth Rachel, boh, la parte più tenera. Tutta questa premessa per dire che io a casa avevo Affari di cuore di Nora Ephron, che questo gli ha regalato una vicina alla mamma, una borsata dei libri, tra cui questo. E dico, beh, teniamoci, questa, ci hanno fatto anche il film che io non ho mai visto e manco sapevo che esistesse. E poi soprattutto no, non mi attizza perché c'è Jack Nicholson, è un attore che non mi fa impazzire, sebbene sia bravissimo, assolutamente, non mi uccidete, però non mi fa impazzire come gusto personale. Mentre vabbè c'è la mitica Meryl Streep e quella vabbè mi piace, anche se la preferisco in versione più matura. Comunque questo dovrebbe essere un libro con delle ricette e con delle cose, insomma, a sfondo culinario, un romanzo a sfondo culinario. E sono molto molto curiosa di leggerlo. Infatti sono andata a guardare la libreria di mamma, insomma, a casa dei miei, e c'era questo. Dico, te, ce l'avevo e non mi ricordavo. E quindi tutta questa premessa per dirvi che in una foto di questo ho trovato il libro questo. Cioè, una cosa veramente, veramente barbina. Va bene, passiamo ad altro. Sempre a 2 euro al mercatino ho preso, perché il nome della città non potevo farne a meno, a Venezia un dicembre rosso shocking, Daphne du Maurier. Allora, questa autrice mi sono scervellata per capire dove l'avevo vista, dove l'avevo sentita, perché di lei non ho letto niente, però st'autrice mi ricordava qualche cosa. Leggendo un po' così dietro la trama, andando a informare, ha scritto La prima moglie. No, ha scritto Rebecca, da cui fu tratto il film La prima moglie. Qui si chiama proprio Rebecca la prima moglie, credo. E quindi quello è il suo libro che ha scritto. Io non l'ho mai visto, però mi ronza in testa sto titolo, non lo so. E ho scoperto anche che a Venezia questo titolo qua è stato tratto un omonimo film. È considerata un autore classico, un'autrice del thriller e dell'incubo. Tutto mi dà da presagire meno che dell'incubo sta copertina. Comunque sono molto curiosa da leggere perché sapete che i thriller e mi piacciono e anche l'horror, e quindi sono molto molto curiosa di leggerlo. E poi parlava di Venezia, anche se è solo il primo racconto, perché questa è una raccolta di racconti naturalmente, anche se è solo il primo racconto parlava di Venezia e io non me lo potevo far scappare. Ora, non avete mai visto recensioni su libri ambientati a Venezia? Perché ho preso un tipo un anno sabbatico dai libri ambientati a Venezia, perché mi stavano un po' venendo a noia. È brutto da dirlo, anche se che è la mia città preferita, ma mi stavano un po' annoiando e quindi ho deciso di interrompere un attimo, anche se li colleziono ancora. Poi, per il prezzo di 3 euro nuovo in un negozio, ho trovato 666 Io sono il diavolo di Glen Duncan, titolo che mi attizza una cifra e dovrebbe essere una sorta di scommessa che fa Lucifero di tornare al mondo, di tornare in mezzo all'umanità e non commettere nessun tipo di peccato. Detta così mi attizza una cifra la trama, vedremo un po' come invece come scrive l'autore.
Ho già un altro libro suo, ma che ancora non ho letto. Questo viene dalla Vertigo, viene 14,90 e io l'ho pagato solo 3 euro. Ora, altro recupero grande, 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 che so che di questo autore non si trovano facilmente i libri. Quando l'ho visto non ho potuto fare a meno, anche perché è usato. E sto parlando di Clive Barker, Il mondo in un tappeto. Io ho cercato anche su IBS, non si trova niente di questo libro, di commenti, di cose varie. Mo poi cercherò su Wikipedia quando un attimo, e è venuto 3,40 e costava 16.000 lire. Io non so assolutamente niente di questo libro, ma essendo di Clive Barker mi era piaciuto, ho letto una raccolta di racconti, mi è piaciuta, e quindi quando lo trovo recupero, anche perché il dentro, vedete, i capitoli sono tutti ricamati così e sono bellissimi, è un mattone allucinante, però vabbè, si leggerà, vedete, ecco, Il regno del cuculo, questa cosa così. A 3,40 euro, ditemi voi, non so se conoscete, comunque se sapete, se ho fatto un acquisto, un buon affare, non lo so, com'è soprattutto, più che l'affare, che quello è relativo, com'è, perché ho comprato a scatola chiusa, ho visto l'autore e ho comprato a scatola chiusa. Allora, veniamo agli acquisti proprio recentissimi, che si parla tipo di 2 giorni fa, questi erano un pochino più datati, agosto così, e ci sono anche i regali che mi sono fatta in viaggio. È quello che ho comprato l'altro giorno al mercatino, che ci sono stata dopo essere ritornata, insomma, e sono andata e c'erano dei libri che non ho potuto resistere. Allora, un libro che ho visto tantissimi anni fa, ma sono sempre stata indecisa se prenderlo. Stavolta mi sono decisa perché veniva 2,50 euro, e sto parlando di Leslie Locko, Cioccolato Amaro. Allora, mi è sempre attizzato per la copertina, però la trama non mi convinceva. Ma stavolta ho trovato la copertina rigida, che veniva 19, l'ho pagato 2,50 euro e non me lo sono lasciato sfuggire. Tra l'altro questo colore è bellissimo, anche perché la sottocoperta è prugna. Dov'è? E non ce la posso fare, niente, mi è andata bene con l'altro video, con questo no. È prugna ed è bellissima. E niente, sono molto, molto curiosa di leggerlo. So anni che ce l'ho in wishlist. Però no, non mi ero mai decisa a leggerlo. Se qualcuno l'ha letto, mi faccia sapere come sono. Credo che siano storie sentimentali. Sono dunque tre ragazze alla ricerca dell'amore che non hanno mai avuto. Quindi sarà una cosa straziante. Io piangerò. Me lo sento, mamma mia. Mi toccherà leggere questi libri con una bacinella sotto, in modo che raccolgo tutte le lacrime. Poi, alla bellezza di 1,90 euro, se non sbaglio, esatto, 1,90 euro. Potevo lasciarlo lì quando il prezzo di copertina era 18 euro, ragazzi, in copertina rigida. No, no, io non me la sento. Ho trovato Come uccidere il marito, so cosa, già cosa state pensando. Anche se a volte il pensiero viene, no, sto scherzando. Come uccidere il marito di Cathy Lett. Non so niente di questa autrice, è la prima volta che la sento, però mi sapeva carino il titolo. E poi c'è di mezzo un omicidio, quindi penso che sia una specie di giallo, giallo rosa. Non so se i gialli possono essere rosa, comunque una cosa del genere. E la copertina sotto è di questo viola meraviglioso che mi piace tantissimo. Quindi non so, ecco, se avete letto, ho preso un po' di chiclet, approfittando che venivano su 1,90 euro, e quindi non so, ditemi com'è se l'avete letto, se no ve lo dico io, com'è, se vale la pena. Poi, all'inizio ho preso solo questo che vi mostro adesso, poi dopo ho guardato e c'erano pure quest'altri, diciamo, leggeri. Comunque, il primo che ho visto è stato questo. Dico, no, non è possibile che c'è questo. Molto forte, incredibilmente vicino, di Foer. Allora, io non ho letto niente di quest'autore, non so neanche di che tratta il libro, però lo conosco perché qualcuno, qualche youtuber ne ha parlato. E non so neanche se ne ha parlato bene o male, perché non mi ricordo, ne ho sentito parlare tantissimo tempo fa. Comunque, l'edizione della Guanda, che viene 16,50 euro, questa edizione qua, mentre io l'ho pagata 2,40 euro. Voi capite che a sto prezzo non la posso lasciare scappare, anche perché l'edizione è curatissima. Sono andata a leggere qualche commento ed è stato paragonato a Joseph Roth, quest'autore. Ora, io non so se è vero o non è vero, anche perché di Joseph Roth io ho letto soltanto La leggenda del santo bevitore, mi era piaciuto molto, e non ho letto nient'altro, anche se ho Giobbe e vorrei leggere Giobbe. Comunque, ecco, queste sono delle chiavi appese, se non si vede. Ed è strano, vabbè, è cerchiato, che io credo che sia cerchiato da una penna. Non si vede niente, ecco così. Quindi non so perché è stato cerchiato, anzi, se avete un'edizione uguale alla mia, vedete se è cerchiato, sto a pagina 227, vedete se è cerchiato anche la vostra. Mi sembra che è stato cerchiato con la penna, però sai, adesso le fanno talmente tutte curate che sembra che veramente l'hanno stampato così. Ecco, ci sono dei disegni così. E devo essere sincera, mi intriga particolarmente questo libro. Ecco, aspetta, vi faccio vedere un'altra due foto. Ecco, ci sono queste pagine tutte così.
E dicono che in realtà non è vero che tipo Joseph Roth, ma ha solo scelto di pubblicare un libro particolareggiato così per vendere. Io ve l'ho detto, non so niente della trama, anche se mi intriga particolarmente, e quindi voglio leggerlo per farmi un'opinione mia. Se l'avete letto, fatemi sapere perché sono molto curiosa. E sono stata molto contenta di trovarla a questo prezzo. Poi, per sempre 1,90 euro, sempre lo stesso mercatino, l'ho comprata tutti insieme, di Sara Bilston, Letto e Biscotti. Ora c'è questa ragazza incinta e mi piacciono tanti i libri con le donne incinte, sarà che ho passato anch'io la gravidanza e quindi mi sa tanto carina da leggere questi ciclit a sfondo, con la gravidanza di sfondo. Questo è della PM e veniva alla bellezza di 15,90 euro. Io ho pagato 1,90 euro ed è praticamente nuovo. Sembra che manco l'hanno aperto, manco l'hanno letto perché le pagine non si aprono bene, quindi credo sia nuovo. E poi, questi, vabbè, ve li faccio vedere di sfuggita perché vabbè, sono tutti ciclette, quindi. E poi, eppure vecchiotti, sempre 1,90 euro, Piccole confusioni di Letty di Emily Griffin. Pure questo l'ho sentito nominare tantissime volte, ma non ne so assolutamente niente. Mi piacciono tantissimo queste edizioni così piccoline, tascabili, che vanno in borsa e non pesano un'acca. E la bellezza di 6,50 euro. Leggo soprattutto ciclette, perché li leggo soprattutto a piano di sotto, perché comunque li prendo in mano di meno rispetto al libro che leggo di sopra, che riesco a leggere magari 2 o 3 ore di seguito, e quindi mi leggo delle pagine importanti. Questi magari me li porto per riempire i buchi, ecco, magari, che ne so, l'acqua che bolle, oppure, che ne so, andò di bagno, oppure ecco, c'è da fare la fila da dottore, ho questi libri qua e me li leggo, e anche se lo riprendo dopo 2 o 3 giorni mi ricordo qualche cosa, se no. Se leggo qualcosa di più impegnativo, non capisco niente con la gente che parla e ho difficoltà, insomma. Poi, in una cesta, che sono tanto contenta di averla recuperato, di averlo recuperato, era unica e solo, prezzo 5,90, ma io l'ho pagato 3,90 euro, Nodo di sangue della Hamilton. Mea culpa, non ho letto mai niente, la serie di vampiri di Anita Blake, credo. So solo questo io, non so come scrive, non so di che tratta, niente. Mi è ripresa un po' la fissa dei vampiri, perché sto leggendo un libro sui vampiri, e mi è ripresa la fissa, quindi voglio leggerlo assolutamente. E sarà, credo, se riuscirò a venire fuori da quel libro sui vampiri, una delle prossime letture. Poi sono stata a Rimini Miramare, abbiamo fatto una settimana di mare, prima che iniziasse la scuola, proprio a ridosso, ecco perché ho pubblicato in ritardo il wrap up. Ancora non mi sono scusata, ma scusate, no, non sono riuscita a caricarlo prima perché mi ci metteva 8 ore e non avevo tempo materiale proprio per star lì e lasciare il computer acceso. E quindi l'ho caricato, l'ho fatto in formato Windows Phone, una cosa pazzesca, e mi è riuscita a caricarlo in 1 ora. E quindi ve l'ho mandato, insomma, a metà agosto. Comunque, c'era una libreria lì a Rimini Miramare e ho scoperto di non saper più comprare libri nuovi, ragazzi. In quella libreria mi sono aggirata, c'erano tantissimi titoli che mi interessavano e non sono riuscita a acquistarne neanche uno nuovo perché mi pesa comprare a prezzo pieno. Ora dice, vai in questo posto, ti prendi un libro che almeno sai che ti rimane. Io spero che quelli che ho scelto siano carini in modo che mi rimarranno e altrimenti, che ne so, me ne lascerò uno per ricordo, insomma, così anche se non mi è piaciuto. È veramente brutta questa cosa. Riesco a comprare bene al mercatino perché so che con pochi soldi non peso sul budget familiare. E quindi mi posso permettere, ecco, un pochino di libri in più rispetto a quello che potrei fare con un prezzo pieno. È forse solo una questione così, la mia di economica. E poi anche perché, giustamente, senti, con 20 euro mi ci vengono parecchi libri e poi se posso anche trovare generi differenti. Allora, a stock a 3 euro, vabbè, basta le chiacchiere, ma faccio vedere subito i libri che vi ho annoiato già parecchio. A stock a 3 euro ho trovato La tonsillite di Tarzan, di questo autore qua che è sudamericano, e non ho mai letto niente di autori sudamericani. Questo libro fa parte di una collana diretta da Sepulveda, io dico Sepulveda. Comunque, questo volume appartiene alla collana La frontiera scomparsa da Luis Sepulveda. Sepulveda. E anche la traduzione dalla lingua è proprio La tonsillite di Tarzan. Pensavo si erano inventati il nome, invece sono andata a controllare, è proprio La tonsillite di Tarzan. È niente di che,
No, cioè, nel senso che non l'ho letto, però è semplicissima la trama. Due innamorati che si incontrano negli anni 60, ma vengono separati e quindi penso sia un romanzo epistolare e quindi si scriveranno per oltre 30 anni. Qui all'interno sono state riportate le lettere che si sono spediti e quindi credo che sia un romanzo epistolare. Molto, 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 molto curiosa. La storia di un amore vissuto, inseguendosi, desiderandosi, scrivendosi. Da quello che dice qua deve essere un bellissimo romanzo, non lo so, poi sapete che io ho trovato a stock tutto ciancicata la copertina, così l'ho dovuto salvare, voi non lo so che mi capite, io lo so che mi capite. Poi, sempre in questa libreria di Rimini, gli ultimi due libri che vi mostro, che però sono nuovi, cioè alla fine qualcosa di nuovo ho comprato, è Una moglie ideale di Gemma Tumley, che ho scoperto essere il terzo di una trilogia, però uguale, leggerò comunque il terzo e poi vedrò se recuperare tutte le altre. Questa è dell'Aggiunti e viene 5,90, dell'Aggiunti credo tascabili, penso che sia. E veniva 6,90, ma io l'ho pagato 5,90. E ho scoperto, leggendo dietro le note biografiche dell'autrice, che Gemma Tumley non è altro che la sorella di Sophie Kinsella. E io non lo sapevo. E quindi, insomma, se scrive bene come la sorella, c'è da aspettarsi un bel romanzetto, anche se è scritto sui commenti che è il più noioso dei tre. Staremo a vedere, questo è il terzo della trilogia e vedremo. E mentre l'ultimo che vi faccio vedere è della Newton Compton, 9,90 euro, spero di trovare il 5,90 credo, ma non c'era. Ed è Taglia Cuci Ama. Sì, il libro è la stessa Taglia Cuci Ama, è come Mangia Prega Ama, sappiamo, Balla Sogna Ama, tutto questo filone qua che però mi attirava da quando l'ho visto su internet. Non l'ho trovato mai a Viterbo, l'ho trovato a Rimini e me lo sono preso. Quindi col prezzo di un intero me ne sono fatti tre. E niente, sono molto molto curiosa. Io che non so tenere l'ago e il filo sulle mani, so solo attaccare i bottoni e rammendare le calze e attappare i buchi, insomma, e cucire anche i vestiti di Barbie, quelli quando si rompono, quello sono capace. So fare solo questo con ago e filo e quindi mi piace molto, credo che mi piaccia questo libro. Insomma, comunque poi l'autrice ha scritto veramente un libro su Gioico, c'ha un canale YouTube con le creazioni che fa. Ancora non sono andati a vederlo, non sono andata a vederlo, ma in caso vi lascio sotto il link, ve l'andate a vedere anche voi. E le creazioni che ha fatto lei in questi video, credo, sono stati presi da spunto per scrivere il libro. Quindi, non so, è intrigante come trama. Sui commenti dicono che non è niente di che, però voglio farmi un'idea mia e lo cercavo per mari e per monti. Allora, pure questo lì, questo book haul è finito. Presto arriverà, sto aspettando un libro, presto arriverà quello degli scambi e non è detto che non compri qualcos'altro perché in questi giorni volevo andare a quell'altro mercatino, che ora hanno aperti 4-5 qui nella mia città e quindi ogni tanto mi fa tipo quando non so dove andava da fan giretto, poi adesso che Sofia a scuola andrà al lavoro ho un pochino di tempo da dedicare agli scaffali dei libri che sennò sempre di corsa, sempre a vedere dove va la Fia e poi Andrea che si lamenta che ci metto troppo, quindi io ci devo andare da sola che fa più danni e quindi niente, io spero di concludere qua perché ho parecchio da leggere. Più tutti quelli che ho a casa e fatemi sapere, commentate, ditemi se vi è piaciuto qualche libro, se l'avete letto anche voi, che cosa ne pensate e se volete che legga qualche libro prima di tutti gli altri, che vi dico le mie impressioni e io vi mando un bacio e alla prossima.